Ciao a tutti! Allora, oggi vediamo come realizzare un ciondolo, vari ciondoli in resina. Quello che ci serve è la resina, che potete trovarla tra i prodotti Stamperia con il nome di lacca cristallo. Questa resina è molto semplice da usare perché praticamente il rapporto tra la resina e l'indurente è di 1 a 1, ovvero abbiamo due flaconcini, uno che contiene la resina e l'altro che contiene l'indurente. Mescolando i due liquidi con proporzione 1 a 1, ovvero la stessa quantità, dobbiamo mettere la stessa quantità sia di resina che di indurente, riusciamo ad ottenere la resina, questi ciondoli in resina che daranno un effetto tipo di vetro e plastica. Allora, quello che ci serve oltre alla resina sono delle immagini o degli adesivi, uno stampo, dei bicchieri di carta o seggetta per mescolarla, dei guanti fondamentali perché la resina è molto appiccicosa, e poi un bastoncino, uno stuzzicadente per girarlo. Allora, ecco gli adesivi. Come prima cosa tagliamo le nostre immagini. Una volta finite di tagliare le immagini che andremo a mettere nella resina, iniziamo a mescolare. Prendiamo tre bicchieri in modo da prendere bene le misure. Mettiamo i guanti e procediamo. Allora, in uno versiamo l'indurente, poi segniamo la tacca, che le quantità devono essere uguali, e mettiamo la resina vera e propria in un altro bicchiere. Puzza un po'. Visto che ho sempre usato tutte e due con la stessa quantità, dovrebbero essere rimaste in parti uguali. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'è un altro po'. Ok, è finito anche questo. E poi prendiamo un altro bicchiere. Io ho solo questo piccolino, ma se avete grandi quantità è meglio utilizzare quello grande. E mescoliamo le due parti. Una volta messi insieme, questi li buttiamo perché sono molto appiccicosi, e adesso arriva la parte noiosa, ovvero dobbiamo mescolare per minimo 10 minuti questo composto. Quindi ci vediamo tra 10 minuti. Allora, una volta passati 10 minuti a mescolare, possiamo procedere la creazione dei ciondoli. Allora, due parole sugli stampi. Volevo dirvi semplicemente che è meglio utilizzare degli stampi appositamente per la resina, perché utilizzando ad esempio altri stampi, per esempio utilizzando le forme per il ghiaccio, ci potrebbero essere problemi poi quando andiamo a tirare fuori i nostri ciondoli. Magari possono rimanere appiccicatici oppure è difficile toglierli. Quindi vi consiglio di utilizzare degli stampi appositamente per la resina che potrete trovare su eBay e da un sito che si chiama Resin Obsession. Ve lo linko nel box. Allora, prima di iniziare a colare la resina, sistemiamo lo stampo
per fare in modo che le catene che andiamo ad appoggiare nella resina rimangano attaccate ai bordi e non vengono risucchiate dalla resina. Allora, per fare questo, forse adesso non è chiaro, però dopo capirete bene. Allora, prendiamo lo scotch biadesivo e sistemiamo piccoli pezzettini vicino alle stampi, vicino ai singoli stampi. Io tocco quelli vecchi perché ormai non appiccicano più. Metto dei pezzettini nuovi. Ok, allora, una volta terminato il lavoro con lo stampo, procediamo a inserire gli adesivi e le immagini all'interno dello stampo. Allora, questo inseriamo qua. Io ho utilizzato la carta fotografica, quindi praticamente inserisco l'immagine così com'è. Però qualora voi doveste usare la carta normale, è necessario applicare un po' di colla per decoupage sull'immagine, altrimenti l'immagine tende ad assorbire la resina e quindi a rovinarsi. Allora, poi scegliamo gli adesivi. Questi li ho presi su Artbox, se non sbaglio, su Janet Store, vabbè, poi ve li linko. Sono molto carini. Allora, scegliamo quello che ci piace di più. Io non so, a me piacciono tutti. Magari metto la torta, non so. Questo. Una volta sistemati gli adesivi negli stampi, procediamo a versare la resina. Ci rimettiamo i guanti e la versiamo molto lentamente. Una volta collata la resina negli stampi, dobbiamo procedere a mettere le catenelle. Questo è un lavoro molto lungo. Prendiamo le nostre pinze. Io ne ho due, sono enormi purtroppo. Tagliamo dei piccoli pezzi di catene e li caliamo. Anzi, forse è meglio mettere i guanti. E qui l'utilità del nastro adesivo, biadesivo, di appoggiare la catena sul nastro in modo che soltanto una parte sia dentro la resina, in modo da servire poi come gancio. Una volta finito questo lavoro, non ci resta che mettere ad asciugare la resina per almeno 24 ore, e a volte anche 36 ore. Quindi quando sarà asciutta andremo a controllare con uno stuzzicadenti, andremo a picchettare e vedere se la resina è asciutta, e una volta asciutta poi tireremo i nostri cenderi fuori. Questi sono i risultati della resina. Allora, come vedete sono asciutti, quindi andiamo fare un po' di pressione e il ciondolo verrà fuori da solo. I bordi possono essere leggermente taglienti, quindi li andiamo a limare con una limetta per unghie, ok?
Adesso non ci resta che mandarlo. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.